Oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Non ci calciano. Ciao a tutti, io sono Roxy. Ed oggi sono qui con Grinci Grinci, tanto per cambiare. E siamo da Veggie Grill, il tuo preferito, Cristina. È il tuo preferito? È pure il tuo preferito. Il preferito di tutti. Praticamente, dopo che abbiamo fatto il nostro fantastico video Mollo Cicchi Burrito, sovrappressione 800 2424, ci hanno invitato e quindi oggi proviamo il menù invernale. Devi dire, guardatelo se non l'avete visto. Ah, guardatelo. Scusa, se ho sempre sognato di fare. Dove l'hai? È qui? Di qua. Lo sapevo. Ce l'hai, guardatelo. Ecco. Ok, adesso proviamo il menù invernale. I'm so excited. Quindi io ho fame, ragazzi. Quindi stiamo al ristorante, ragazzi. Speriamo. Sono le 11:40 di mattina. Speriamo che non ci cacciano. Secondo te ci cacciano? Ci sono attualmente 8 persone qui. Esatto, che stiamo in aumento. In aumento. E però prima di partire sul quaderno di YouTube dobbiamo fare il giuramento che se qualcosa ci fa schifo non mentiremo. Ah, ma lo sai, io anche senza il giuramento lo faccio. Metti la manina sopra me. Giuro solennemente che se mi fa schifo lo dico. Giuro solennemente che, come faccio sempre, se mi fa schifo lo dico. Ok, ed ora iniziamo. Ok, quindi iniziamo con... Ragazzi, ci hanno portato la prima pietanza. Esatto, quindi iniziamo con... Cioè, smella buona, è profuma buonissima. Che cosa ha detto che è? Dici. Ok, quindi questo si chiama Meatballs Polenta. Mm-hmm. Quindi è polenta con le polpette, tutto vegano sempre. Tutto vegano. Allora, questo è creamy polenta... No! Non mi dire niente, devi aspettare adesso. Questa è creamy polenta con... Cioè, sembra la polenta cremosa. Questa è polenta cremosa con le polpette, il tè, polpetta, salsa di pomodoro fatta in casa, pezzetti di pane. No, quello è pan grattato, man. Pan grattato, parmigiano vegano e basilico, ok? Se ti piace la polenta? Sì, a me piace la polenta, un botto. A me non mi piaceva per niente. Com'è? Non mi piaceva, non ho mai trovato una buona. Devo dire che mi piace di più soda. Ah, quella questa più dura. Allora, mi sa che una volta ho mangiato quella fritta e mi... Questa è tipo pappa di ospedale, diciamo. Okay. Sembra una pappetta, okay. Tipo sembra semolino, sai quando ti mangi il semolino da piccolo? Ok. Sembra okay. Semolino, e che poi in realtà la polenta è semolino, però dipende come la fai, no? Diteci come fate voi la polenta. A me mi piace, ti dico come mi piace. Sopra i piatti quelli di legno. Ecco. Bella soda. Con sopra un bel po' di pomodoro. Ok. E adesso se mangia. Stiamo a mangiare sta cosa comunitaria così. Lei non l'aspetta mai. La salsetta di pomodoro mi piace. Mmm. È arrivato un finocchio. Oh, c'è un finocchio. Oddio, raga, ma sapete sta polenta non mi dispiace. Senti, c'ho un capello attaccato alla ciglia, vedi un po'? Mi tira. C'ho un capello attaccato alla ciglia? No. Le polpette mi piacciono troppo. C'hanno un po' di finocchio, è vero. Mi ci piace. Quindi parliamo di sta polenta. Devo dire che non mi dispiace. Mi piace di più la parte cremosa che quella solida. Sono il contrario di te io. Praticamente. Good for you. Però mi piace perché con questa salsetta è molto molto buona. Sei pronta per il voto? Già. Già. Abbiamo fatto 35 minuti di video per il primo piatto, ne dobbiamo provare 9. Vabbè. Ok, 3, 2, 1. 10! 8! 10! Buona. Io al primo non gli do mai 10. Io gli do 8. Ragazzi, stavo a morire di male. Ok. Next. Quindi il prossimo piatto è Lucky Star Burger. Ma non so se avevamo già mangiato. Questo è quello col blue cheese. Vabbè. Lo stesso, ragazzi, abbiamo dato 10 l'altra volta. Vediamo se ancora 10. Ok. Amici di Roxy, ci hanno portato questo. L'hamburger che già conosciamo. E questo comunque manda sempre buono, ragazzi, come sempre fateci sapere nei commenti se poi mettete come sempre patatine. Fateci sapere sempre le stesse cose. Noi comunque vi continueremo a chiedere sempre le stesse cose, ok? Se mettete le patatine entro al panino oppure no. Io no, lei sì. Io sì. Siete team Cricci o team Roxy? Si vede il menù, guarda. Aspetta, sto a fare il video. Avete visto con quanta cura Roxy ha fatto questo video che già c'era nell'altro video? Blue cheese. Cinci. Però bisogna guardare se vanno a far cin. Scusa. Cin cheese. Questo è difficile perché dobbiamo colare nel piatto tutte e due.
È un matto, non mangiamo questo, tutto buono. Indovinate che voto gli daremo. Oh, spicy. Yeah. Miam, miam, miam. Non casca tutto. Ah, il pin dell'altra volta. Metti a play. Amici di Roxy. Ecco, dillo in italiano. Mi fa male il dente. No? Quando mangio mi fa male il dente. Perché, Cristina? Dice tu. Violini. Perché, amici di Roxy, ho un'infezione alle gengive. Eccola. E questo capita. Quindi fatevi sempre controllare i denti, perché sempre. Può capitare a tutti. Comunque questo è un altro mukbang, perché se tu provi cose in un video raccontando storie della tua vita, è un mukbang. Okay. Che però in realtà si dice mukbang. Perché ho parlato con una tizia e mi ha detto che è mukbang. Vi dovete far controllare i denti, perché può sempre capitare. E le cose denti fanno male, quindi fate meglio, anche se avete paura del dentista, fate meglio andare al dentista, che poi invece se non ci andate dopo 2 mesi, c'avete l'infezione, ok? 3, 2, 1, 10! Next! Quindi adesso sei pronta? Vuoi sapere che mangiamo adesso? Se proprio insisti. Allora, adesso ci fanno il XX. Fire Roasted XX. Scandalous. Ok, XX. Se avete meno di 18 anni, skippate avanti, XX. Dì a che minuto devono andare se avete meno di 18 anni. XX Fire Roasted Chicken Burrito. Quindi questo... L'altra volta il burrito ci ha fatto schifo. Tra parentesi. Era diverso. Era un altro. Però anticipiamo che se non avete visto potete andare sulla I. Aspetta. Qui. E il burrito non era granché. Ok, vediamo com'è questo, perché questo è diverso, perché questo c'ha sempre il chicken, quindi il pollo vegano, però questa volta qua c'ha le cipolle e i peperoni grigliati, ma non grigliati così, non grigliati per ridere, col fuoco. Ah. Così spire, quindi sul fuoco, su. Magari c'hanno quella pistola col fuoco, capito? Poi abbiamo sempre il riso col cilantro, che non è la citronella, come dice lei. No. Ho sbagliato l'altra volta, chiedo scusa. È il coriandolo. Poi abbiamo la salsa, ma no la salsa e basta. L'altra volta era mole. Questa no, è questa è la salsa grigliata, ma no grigliata così. Col fuoco. Poi abbiamo sempre la crema, crema. Il formaggio cheddar, sempre vegano. Una tortiglia tostata, però no col fuoco. No, questa non è col fuoco. Allora. E padella. E poi abbiamo sempre le nostre chips con l'avocado salsa. Cin cheese. Sono confusa. Sento il fire a lot. Cioè, I'm confused. E io non ci sono ancora arrivata. Odora e sa di the fire. It's true. Vero? Ok. Secondo me non c'è lo stesso problema l'altra volta. Questo è molto meglio. Cioè, è molto più meschiato, tipo. Sì. La salsa è molto meglio. Se c'è più salsa, mi sta pure uscita tutta la guardia. E c'è pure più... Sta per fare un casino. È formaggioso. Altri due morsi e faccio un casino. È formaggiosa, poi, no? C'è il cheddar cheese. Infatti lo sento che è tutto formaggioso. Che io ho data la polenta, 8. 8, sì. Allora. Mangiamo? Io voglio dare la polenta 9. Un po' cambiamo. Certo che posso cambiare, perché mo c'ho già 3 piatti che c'ho un'idea. Non è così che funziona. Una volta ti faccio giurare sul quadernino di YouTube che non cambi voi. Cioè. Ok, 3, 2, 1, 8! E mezzo! Ah, ma ancora ti tieni bassa! No, a me questo è più buono. Però. È più buono, questo è un 8. Io gli do perché mi piace il sapore formaggioso. E è molto più buono di quell'altro. Però non buono. Mi sento ma di dargli un 7. Quanto gli avete? 5 mi pare. Ah, ok. Va bene, allora. 6 e mezzo, questo l'ho alzato parecchio. Io gli do. Sono stata pure buona. Team Cricci. Io gli do 8. Ci portano adesso il South East Asian Lettuce Wrap. Perché me lo nascondi? Perché non voglio che vedi. Quindi questo è che un wrap. Quindi è un piatto asiatico, ci troviamo in Asia adesso. In Asia. E quindi questo è un wrap, come si... è un involtino. È un involtone però, perché i wrap in America sono grossi. È un involtone, ma non un involtone con la tortilla. C'è il fuoco pure questo? No, non è un involtone con la piadina. È un involtone con la lattuga. Diciamo che è un letto di lattuga dentro la roba, magari che lo puoi chiudere. Magari no, c'è la foto. Non si sa, devo guardare la foto. Comunque questo c'ha il tofu. Ah, Marcin. I funghi. Oddio, che è? Chestnuts.
Le castagne! Oddio, ma da quando non mangio le castagne? C'hai pure ragione te. Le cipolle, il cipollotto, scallions, le cipollette. Quelle che mi piacciono a me. Brava. Gli anacardi. E poi ci abbiamo sempre il cipollotto crispy però. Crispy buono. Shallots. Ah, buono. Con le carote a filetti. Giulienne. Per il cetriolo. Per cetriolo. I germogli de fagiolo. De faciolo, se siete di Roma. Sempre il cilantro e il coriandolo. Coriandolo, ragazzi. E poi abbiamo sta lattuga e sta e la salsa misteriosa. È arrivato il wrap gluten free. Che dobbiamo comporre, lo comporrerò io. Lo comporrò io. Ok, quindi ci metto questo. E ci abbiamo pure la salsa misteriosa. Che ti sembra la salsa misteriosa? Birra. Prima questo, poi metto un po' di questo. Ok, pronti ragazzi, guardate che carino, questo è il mio involtino. Stai perdendo su tutto il resto del piatto. Buono mangiare questo piatto che casca dalla bocca di Roxy. You should feel blessed. Con la saliva di Roxy. You should feel blessed. Mamma mia. Beh, è la stessa cosa, tu stai intignellà, poi io prendo il coso dalla tua forchetta salivosa e lo devo mettere qua. Ti sta bene? Voto 3, 2, 3, 2, 1, 8, 7! Dire 8-7. Che per il sapore sarebbe 8, però per il fatto che tu devi fare da solo il wrap, io devo da 7. Ah, precisina! Certo, questo è da considerare. A me mi piacerebbe andare in un ristorante, a me mio, ho detto ex. A me piacerebbe che mi portassero un wrap, già un wrap. No, perché altro, perché qua questa è una cifra de cose. Cioè, te li fa tutti, quanti so? Te ne usciranno 5-6. Se te lo mangi a tutto. Next. Ok ragazzi, questo è il butternut velvet soup. Il butternut squash. Io voglio immaginare... Il butternut squash mi sa che non esiste in Italia. No, c'ha un nome, ve lo metto ora. È un tipo di zucchina zucca. Grossa così. Che è molto dolce. Schioppa comunque. Sto schioppa. Perché tu mi fai parlare romano? Io? Sto schioppa comunque. Sì, io. Sì, io sto schioppa. Anzi, brucia. C'ha qualcosa, c'è una spezia che non capisco. Fa troppo dolce. Ed è dolce, sì. Ragazzi, sa del coso di Starbucks, pumpkin spice latte. Brucia, brucia. Però zuppa. Cioè, dolce, una zuppa dolce. Senti, mo più che la sto mangiando, più è un po' meglio. Però all'inizio era proprio dolce, diavolo, lascia. C'è una spice. La sento, ma non so qual è. Ti randovinà. Ora la sento pure io. Lo sai, potrebbe essere nutmeg. That's it, that's what it is. Come si dice nutmeg, mo? È quello che si mette nella bechamel. È la... Noce moscata. C'ha noce moscata, ecco che è. Votate per Cricci. Zio, basta. Si ricorda pure le parole. Basta. 3, 2, 1, 5! 5! Perché secondo me, cioè, il livello di dolcezza lo dovrebbero abbassare un pochetto. Sì. Metteci un pochetto di sale, perché è veramente. Per me è come se io vado a Starbucks, mi pio il coso e lo metto in un bowl e me lo bevo, cioè sta uguale. Infatti ci dobbiamo far portare alla fine come dessert. Veramente! Esatto, è un dessert questo. Più che una zuppa. Poi può essere pure che. A volerlo salvare, diciamo. Perché può essere pure che è un po' un'americanata, perché per noi la zuppa in Italia è salata, non è. Beh, dolce. Però la zucca è dolce. Sì, però noi ce le mettiamo sale. Questi in più ci hanno messo la noce moscata che ancora che è lo fa più dolce. E sicuro c'è il latte. Questo però è un gusto, in effetti è un gusto americano. Esatto. Su questo potremmo dire. 5 più? No, sempre 5. Non si cambia i voti. Non famo gli sconti qua. Abbiamo giurato. Ok, next. Voglio il chicken io qua. Devi bere. Questo è milanese, siamo in Italia un'altra volta. No, siamo tornati in Italia. Mandolino. Oh sole mie. Dai Roxy, cultural appropriation. Oh sole mie. Sta in fronte a te. Non c'è calcio. Ok, quindi questo è il chicken milanese salad. Quindi questa è l'insalata
con la milanese sopra. A me, raga, io non sono una grande fan delle insalate, quindi partiamo male. Per me questo piatto già insalate. Io sono fomentata per questa milanese. Questo c'ha la milanese, tipo la cotoletta sopra, sopra la lattuga con la rucola, ma con la rughetta. C'ha il balsamico. Sì, c'ha l'aceto balsamico sopra. Sì, infatti. I, come si dicono questi? Pachino, il parmigiano, il basilico, il vinaigrette e poi c'è pure il pane, di è il pezzo di pane. La fettonta di pane. La fettunta! Yum. Ma la panatura è a puntino. L'aceto balsamico ci sta bene pure sopra, anche se chi ci mette l'aceto balsamico sopra la cotoletta in Italia? Nessuno. Io dovevo insegnare una cosa. Questo pane è perfettamente tostato. Che ci manca? L'olio. Okay. O no? Non c'è. No. L'olio, un po' d'olio sopra americani e un pochetto d'aglio e poi si chiama una fettuta. Brava. 3, 2, 1, 9! 9, raga. La prossima volta mi porto l'olio e l'aglio da casa. No, cioè, raga, sto... Obnoxious! Sto chicken è fantastico. Il pane, questo è veramente un buon pane. Io era da tanto che non mangiavo un buon pane così. Buono. 9, raga, bella per voi. Tu quanto gli hai dato? 6. 6? Ah, perché tu odi le insalate. Cioè, il pollo era buono, però il fatto che io mi torni a sto coso e mi arriva un chilo di erba... Che ce faccio questo chilo d'erba? Lo mangi! E tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci siamo mangiati tutta sta roba. Quindi qual è il tuo preferito forever? Forever? Non lo so. Vabbè, di questo menù. Di questo menù, Erpolenta. Avulenta. Io scelgo te. Avulenta. Io. Oh no, qual era quello mio preferito? Io mi sono mangiata tutto il panino. No, ma pure la milanese. Però se mi davano la fettuccia. Decidere. A 3, 2, 1. No. Mi piace sia l'hamburger che la milanese. La milanese mi ha impressionato. Quindi fateci sapere nella I qual è il piatto che vi sconfiffera di più. Fateci sapere anche se vi piacciono di più questi video. Al ristorante forse ci cacciano. Oh, spoiler, non ci hanno cacciato. Non ci hanno cacciato stavolta. Oppure se, se vi piacciono di più i video a casa, Pecionese. Con i piatti di plastica. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici. E noi ci vediamo alla prossima. Roxy, Roxy TV. Roxy, Roxy TV. You are watching Roxy, Roxy TV. Roxy, Roxy TV. Turudu, turudu. Ciao David. Roxy, Roxy TV. Roxy, Roxy TV. You are watching Roxy, Roxy TV. Watching Roxy, 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 Roxy TV.